Emma, benvenuta al FQ Magazine programma. Insomma, hai deciso di festeggiare 10 anni dalla vittoria di Non è l'inferno tornando in gara, cioè rimettendoti di nuovo in gioco. Follia, lucidità, dimmi tu. Beh, follia e lucidità, entrambe, come sante puttane. C'è una dualità che convive dentro di me ormai da sempre ed è quella che probabilmente mi ha reso l'artista che sono oggi, quindi concretezza, coerenza, lucidità, razionalità, ma anche colpi di scena, follia, momenti di imprevedibilità. Sì, sono a Sanremo per ricaricarmi, per rigenerarmi, perché mi piace l'adrenalina, perché mi piace l'adrenalina che ti regala quel palco. Non ho nessun album da vendere, non sono in promozione, però da qui potrebbe ripartire il nuovo progetto, perché no? Senti, ogni volta è così, ha una frase che mi ha colpito molto, che voglio condividere con te, vorrei anche che ci raccontassi com'è nata, no? Mamma mi diceva sempre, siamo come angeli, e ti ripetevo sempre, per favore abbracciami. E, insomma, un'immagine cinematografica, come del resto tu ci stai abituando, no? Spiegami un attimino come mai hai voluto fare questo racconto. Ma ogni volta così è un racconto molto diretto che ho sviluppato insieme ai miei angeli, che sono Dardust, che lavora con me da sempre, dal giorno zero, quando insomma non lo conosceva forse ancora nessuno, erano in pochi a sapere della sua esistenza. E Davide Petrella, che è uno dei miei napoletani preferiti, con il quale ho un feeling molto molto diretto e diciamo ci scambiamo queste parole molto che usiamo in un linguaggio comune. Probabilmente entrambi siamo attaccati alle origini, alle famiglie e viviamo anche di aneddoti, di ricordi familiari, di quello che hanno potuto dirci i nostri genitori, perché in questo caso ha senso, perché si parla di amore, si parla di relazioni, quindi una canzone che va oltre l'amore stesso. E molto spesso, ora da adulta, mi rendo conto che le persone nelle relazioni si comportano in base agli esempi che hanno vissuto anche in casa. E quindi, diciamo, l'esempio familiare conta molto poi su come uno poi riversa la propria attitudine nell'amore stesso. Quindi, sì, è una canzone che parla d'amore, ma che va anche un po' oltre il significato dell'amore stesso. Una dichiarazione di quello che vivono tante donne, io parlo di donne perché racconto delle donne, ma probabilmente anche tanti uomini si possono ritrovare in questo tipo di racconto, perché sono sicuramente stati anche, sono tanti gli uomini che si sono dati completamente a delle donne e poi non hanno avuto, diciamo, la sincerità e il rispetto meritato, così come due uomini, così come due donne. Una canzone d'amore a 360 gradi, fortunatamente. Senti, a proposito di donne, tu hai portato al festival una sorpresa che è Francesca Michelin, che dirige l'orchestra, e poi sarà anche tua compagna di cover con Baby One More Time di Britney Spears. Cosa ti piace di Francesca? Di Francesca mi piace veramente tutto. Innanzitutto è una ragazza umanamente straordinaria. E poi una grandissima artista, polistrumentista, poliedrica. E siamo molto simili perché anche lei si lancia in mille avventure, no? E la passione per la direzione proprio per lo strumento, per gli strumenti. E appena lanciato l'uscita del suo libro, è presente su Sky con un programma molto interessante. Quindi è una ragazza che come me è libera dai paletti molto italiani sul fatto che se una fa la cantante deve fare solo la cantante e che si lancia in mille avventure. E poi è veramente una persona super piacevole perché comunque stiamo condividendo lo stesso tetto oltre che lo stesso palco ed è come stare tipo nelle case vacanze al mare con gli amici. È tutto molto naturale, tutto molto sincero, diretto, è molto bello. E poi vabbè, la parte migliore è il karaoke dopo la cena. Ecco, dopo cena c'è l'appuntamento karaoke. Lei è veramente un jukebox, qualsiasi canzone le viene chiesta, lei la suona, ecco, questo è meraviglioso. Senti, volevo chiudere sempre con Follia e Lucidità. E tu sei reduce del set del Ritorno di Stefano Chiantini, un nuovo film che ti vede protagonista. Insomma, ormai la strada del cinema mi sembra abbastanza tracciata. Cosa rappresenta per te essere un'attrice?
Essere un'attrice è una delle forme d'arte che probabilmente era sopita dentro di me, è un altro lavoro, perché ci tengo, quando mi parlano di esperienza cinematografica un po' mi incazzo, perché per me le esperienze sono andare ad assaggiare il vino nelle cantine a Bolgheri, raccogliere le bacche nel bosco, no, io è un altro mio lavoro, perché lavoro come tanti altri attori e tante altre attrici. E faccio il mio dovere, quindi mi piace perché mi ha dato la possibilità di esprimere probabilmente un'altra forma d'arte, un'altra forma di talento che era dentro di me, che probabilmente scalpitava nel venire fuori, forse è venuta fuori nel momento più giusto perché sono cosciente di quello che sono, ecco. Quindi non puoi raccontare la vita degli altri se non hai una, secondo me, una reale presa di coscienza della tua. Grazie. Perché poi rischi di portare troppo di te dentro un film e tu non devi raccontare te stesso, devi raccontare un'altra persona. E se non conosci bene te stesso fino in fondo, secondo me è un passo che non viene proprio benissimo. Grazie Emma per essere stata con noi. Grazie Grazie ancora. a te, Andrea.